Eccoci qua ragazzi, Angela, Paolo e Biagio finalmente in Croazia dopo 25 giorni in Bosnia e una bella multa in frontiera. Siamo arrivati al mare. Ci sta molto meglio, infatti Angela... Tolgo la felpa oggi, magliettina. Strano per Angela. Tra serie TV e luoghi horror si prospettano delle giornate interessanti. Abbiamo anche un confine nuovo da attraversare per entrare in Montenegro e chissà come andrà stavolta. Una cosa è certa, un resort abbandonato e un ospedale militare distrutti dalla guerra mettono una certa angoscia, soprattutto per passarci la notte. Brrr, i brividi, ma tu iscriviti al canale per non perderti le nostre prossime folli avventure. Ancora una volta un confine e ci siamo catapultati in un luogo completamente diverso, super turistico. Dove si respira anche un po' di italianità. Anche perché questo posto si chiama Ragusa, esatto, la Ragusa Dubrovnik, croata. Esatto, Dubrovnik è il nome croato, Ragusa invece è il nome originale, perché questa città faceva parte della Repubblica di Venezia prima, poi del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico. Nel 1800 poi è passata all'impero austro-ungarico, poi con la fine della prima guerra mondiale è entrata a far parte di quella che poi diventerà la Jugoslavia. Alla fine della guerra civile è poi stata, questa zona è stata annessa a quello che è l'attuale Croazia. Stiamo per entrare nella città vecchia, vedete tutte le mura, questo è l'ingresso principale. E Dubrovnik tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO e viene chiamata la perla dell'Adriatico. Siamo arrivati al mare e comunque si sta molto meglio, infatti Angela... Tolgo la felpa oggi, magliettina. Strano per Angela togliere la felpa. Però si sta proprio bene oggi. Vi capita mai quando siete in una città, state ad ascoltare le guide degli altri? Non si dice questo. E insomma abbiamo imparato che questa scala... Allora, mia discolpa voglio dire che Angela ascolta tutto, è lei che sente tutto, non sono io, è lei. Con le guide che parlano col microfono, quindi cioè o ti tappi le orecchie o se no senti tutto. Insomma, comunque, abbiamo scoperto, orecchio lesto. Dubrovnik è anche stato, è diventato famosa anche perché è stato il set di una serie TV famosissima che è Game of Thrones. E quindi ci sono tantissimi tour che sono organizzati apposta per andare a vedere le location della serie TV. E questa è una delle location, la Walk of Shame di Game of Thrones, detto anche Trono di Spade. Esatto, tra l'altro la guida prima mi ha spiegato che... Involontariamente, che ovviamente quando hanno girato le scene della serie, tutti i ristoranti e i negozi qui dovevano chiuderli e quindi la HBO ha pagato i ristoratori e i proprietari di questi negozi che non vedevano l'ora che venissero a filmare perché più giorni filmavano più sarebbero stati pagati. I prezzi qui sono veramente imbarazzanti. Sì, non eravamo più abituati a questi prezzi che sono piuttosto alti. Secondo me anche per gli standard un po' italiani, no? Tipo qua è vero. Sono dei piatti che sono da un risotto, 30. Risotto 11 euro. No, in media con le città turistiche italiane. Il cevapi che abbiamo mangiato fino all'altro giorno con 1 euro/2, qua viene 120, che sono... 15 euro. 15 euro? Oddio! Noi ci siamo armati ovviamente di paninazzo e formaggio. Mare!
Poi qua a Dubrovnik ti spunta una Uno bianca. Non si vedono più ormai, Parcheggio, ragazzi, in pieno centro, quindi zona zero, dalle 0 alle 24, quindi anche di notte si paga, 1 ora, 40 cune. Adesso, sono 40 cune. Sono 6 euro all'ora. Però, un'ora per parcheggiare qui. E la città vecchia è lì a 200 metri. Tutte e due storte. Wow, no, ma che posto, cioè questo è uno dei posti più belli dove abbiamo dormito, più belli, più particolari, direi. Particolari, sì. Siamo praticamente in mezzo a delle rovine e di là ce ne sono alcune veramente particolari. Quello probabilmente è un hotel abbandonato, questo probabilmente è un hotel abbandonato. Qua il vento e il mare. Inspira, espira. È impressionante, eh? Tutta questa zona abbandonata. Praticamente questo era un resort, qui siamo... Aia! Ah! Il punto! Ops! Angela, scusami, mi sono fatto prendere al momento Angela. E ti sei punzecchiata. A posto, a posto. Di spine, di cacca. Ah, aspetta, aspetta, Angela dalla mano. Ok. Praticamente questo era un enorme resort, perché siamo a pochi chilometri da Dubrovnik e durante la guerra poi è stato completamente abbandonato ed è rimasto qui in rovina, quindi è un po' anche un simbolo, diciamo, no? Di quello che è stato quel periodo buio per tutti questi paesi della zona. Attenzione. Ecco, io non andrei troppo oltre. Vieni qua. Ma solo un pochino. I pavimenti. Ma senza che era tipo l'ingresso, no? È un bel ingresso questo. E di là le stanze, tutte le stanze di là, si vedono. Hai visto che ci sono ancora le basi delle sedie? Le basi delle sedie, queste? Questi erano dei saloni o delle stanze, c'è anche la carta parati sui muri. Ciao gatti! Immaginati come deve essere stato quando era attivo, operativo. Era un bel resort, di lusso. Guarda quanto è grande, enorme, occupa praticamente tutto questo lato della costa, poi con la guerra, il mare che comunque porta vento, salsedine, le mareggiate e tutto. Si distrugge. Adesso tutto facilmente. Finito di costruire nell'83, il resort aveva 350 stanze, un ristorante, un caffè bar, una discoteca e una terrazza. Era molto frequentato durante l'estate.
Era un super resort, eh? Questa è la parte invece all'ingresso, c'è tutto il parco, sono altri due edifici. Questi edifici sono un po' più storici rispetto a quelli invece dove ci sono tutte le camere, quindi quello è quello che abbiamo visto prima all'inizio dall'altra parte. Un raggio di sole. L'acqua del mare. Oh, che bello il mare. Missione gatto. Beyond the cat. The cat is on the tree. C'è questo gatto che sta miagolando da una mezz'ora. Eccolo qua. Eccolo qua. Gattino! No! Dai, su, lo prendiamo. Dici che vuole scendere? Vado io, Angelo, vai tu. No, io non vado. Mi distruggo qua, attento. Ah, qui c'è anche l'acqua. Sì, a tutto. Pesce. A tutto. Sì, mi sa che sta lì proprio di prescelta, no? Ah, però sei di prescelta, gattino. Niente, abbiamo provato a vedere e poteva scendere tranquillamente il gatto. Aveva anche tutto cibo e acqua. Quindi mi sa che aveva solo bisogno un po' di attenzioni, forse. Ti piace gattino, non può venire con noi. Su viaggino, anche se era piccolo, magari ci stava, no? Sì. Ragazzi, questa qua è stata la nostra prima notte ufficiale in Croazia, ma sarà anche l'ultima. Sì. Perché, come sapete, qua c'è un divieto di dormire in macchina, di campeggio, e in genere la polizia croata fa multe che sono salate e che vanno pagate immediatamente. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato questo posto per dormire stanotte. Su Overlander c'erano ottime recensioni. Tra l'altro siamo anche fuori stagione, quindi sicuramente questo aiuta moltissimo, perché immagino che luglio-agosto non sia così semplice neanche venire in posti come questo. Comunque sei contentissimo di aver visto questa parte, sì. Cioè la parte a sud della Croazia, Dubrovnik bellissima e il posto dove abbiamo dormito anche. Però oggi si entra in Montenegro. Quindi nuovo confine oggi. Anche oggi, via. Problemi, un paio di chilometri, adesso siamo arrivati invece alla dogana del Montenegro. Siamo in Montenegro, abbiamo fatto due timbri. Due timbretti sul passaporto, questo è il sesto paese del viaggino. Il sesto paese. Allora, qui all'ingresso c'è scritto proprio di andare invece, se non si sta negli hotel vari, di andare a riportare alla polizia che si è entrati nel paese. Quindi qui, infatti, c'è anche qui da pagare una tassa per ogni giorno. Un euro a testa. E invece nel nostro caso dobbiamo andare a riportare alla polizia che siamo qua. Anche in questo caso non ci hanno chiesto praticamente niente, solo il libretto della macchina, i passaporti e quindi nessuna richiesta di Green Pass. Ma neanche test, la carta verde dell'assicurazione l'hanno chiesto in Montenegro. Buono. Però c'era il cartello che diceva: se non hai la carta verde c'è un chioschetto che vende l'assicurazione 50 metri dopo la dogana. Questo non l'ho visto. Era scritto qua vicino a me. Tra l'altro stranissimo che l'ingresso era aperto lo sportello che c'è dal lato del passeggero, non come guidatore. Bene, così fa tutto Angela, io mi godo il viaggio. Sì, la dogana ti godo. Il Montenegro, ragazzi, non fa parte dell'Unione Europea, ma ha l'euro come banconota. Ragazzi, l'Europa è un casino, un conto sono le valute, quindi per esempio qua c'è l'euro, ma non siamo in Europa.
Poi c'è la Croazia, che è in Europa, ma non ha l'euro. È un caos totale. Ma questo credo che si applichi a tutti gli stati d'Europa, è un bel casino, soprattutto questa parte a est. Che dove ci sono magari stati che vorrebbero entrare, che stanno facendo richiesta, quindi ci sono un po' a metà, diciamo, tra essere in Europa e non essere però in Europa. Abbiamo letto che qua c'è l'euro dal 2002, quindi dall'inizio, quindi ce l'hanno da sempre praticamente. Abbiamo notato il prezzo della benzina, qua siamo a 1,43 per la benzina verde. 1,43 euro. Che non è poco, eh. Che non è poco. In Austria era meno. In Austria era molto meno. Vabbè. Va bene, tanto non, comunque non staremo tantissimo. Abbiamo il pieno fatto in Bosnia. Vediamo un po' se ce la facciamo a resistere. Sì, comunque il paese non è molto grande e non ci sono... Cioè, lo visiteremo, penso, in moltissimi giorni per poi entrare in Albania. Per la sim di internet andiamo a chiedere qua alla stazione di servizio. Allora, 5 euro 50 giga per una settimana. Ok, però ci vogliono i documenti, quindi devo andare a prenderli in macchina. Mi sta bene il biagino parcheggiato accanto alle macchine della sua età. Sento un giovane adesso. Andiamo a fare un giro in questa prima cittadina che c'è vicino al confine, di cui non ricordo Castelnuovo, in italiano. Tante città qua hanno nomi in italiano. Andiamo a vedere un po' com'è il centro qua, vicino al mare. Il mare è di là. Diciamo che siamo un po' in mezzo ai palazzoni stile Zingoni. Chi non conoscesse Zingonia, si deve informare assolutamente, perché è parte della storia, dell'orgoglio italiano. Soprattutto dell'orgoglio. Proviamo per l'ennesima volta. Hello, SIM card? You have SIM card? So, 5 euro, 1 week? Stiamo aspettando col passaporto, bisogna registrare tutto al giornalaio. Eccola qua, abbiamo inserito la SIM e dopo un po' di minuti si è attivato da solo tutto quanto. Quindi stavolta è andato tutto bene, a differenza della Bosnia. 50 giga per 7 giorni, siamo a posto. 5 euro, questo è il costo. Questa è la compagnia principale del Montenegro, Telenor, quindi dovrebbe essere anche ottima come ricezione. L'abbiamo fatta dalla signora dell'edicola, è molto semplice, ci chiede solo il passaporto e tutto fatto. Ora bisogna andare dalla polizia a registrarsi. Siamo appena usciti dall'ufficio della polizia e niente, tutti ci hanno portato qua, eppure siamo arrivati e ci hanno detto che non va bene qua. Bisogna registrarsi al Tourist Information, che c'è al centro del paesino. È una città vecchia praticamente. E andiamo alla città andiamo a cercare. Stiamo avvicinando al centro di Herceg Novi, Castelnuovo. Infatti lì c'è un castellozzo. Said that you were in different cities for one day and then see. Yes, because you said I was in Herceg Novi one day, Kotor one day, Budva one day. Okay. You'll be proud. No, we will not. But if it's very fine to pay something, yes, to pay. Yes, but it depends how long you stay here. It's not. When you say that you were in one day, only one city, it's okay. Okay. Thank you very much. Paese che vai, follia che trovi. Esatto, allora la signora del Tourist Information ci ha detto che se tu stai un giorno qui, un giorno in un'altra città, un giorno nell'altra città, un giorno nell'altra città, solo 24 ore in ogni posto, allora non hai bisogno di registrare. Okay. Non lo so ragazzi, speriamo e vediamo. Comunque credo che staremo poco in Montenegro. Vediamo. Queste sono tutte cose. E la signora mi ha detto, ma è complicato, sì. Montenegro è complicato. Vabbè. Comunque sembra veramente il primo approccio molto molto interessante.
Sembra una mini Dubrovnik, no? In realtà sì, perché siamo nella stessa regione. Cioè è arrivato il momento, Angela. Scusa, Angela, ti interrompo sempre. Stai fermo, fammi parlare. Allora, siamo sempre nella regione della Dalmazia e anche qui ci sono tantissime influenze dall'impero austro-ungarico. Tantissimi influencer? No, l'influenza di tantissimi paesi. Comunque, dopo questa bellissima battuta di Paolo, volevo dire che si vedono le influenze di tantissimi paesi, di tantissime culture che sono passate da qui, a partire dall'impero turco ottomano, poi c'è stato il regno di Venezia, questa zona poi è passata all'impero austro-ungarico e durante la seconda guerra mondiale era occupata dai fascisti italiani. Altro posto abbandonato per stanotte. Ormai abbiamo, non lo so, lanternino. Lanternino dei tutti. Posti abbandonati. Questo era un ospedale militare che adesso è qui in stato d'abbandono. Cerchiamo e possiamo usarlo per parcheggiare qua vicino gratis. Por la noche. Natura, la natura sta impossessando. Guarda Angela, questa è una scena, sembra un videogioco. Sembra un videogioco. Piace tanto agli uccelli. Il pavimento è tipo... proprio tipico da ospedale militare. O da casa della nonna. Oddio. Sono delle scarpe. Posso dirti che mi angoscia parecchio questo posto? Sì, è angosciante anche la... confermo. È tutto distrutto. C'è un sacco di spazzatura. Anche il nome di un noto cantante. I bagni dell'ospedale. E le docce. Altri bagni. Queste stanze abbandonate. Salgo ancora di più. Ancora il tappeto qua. Siamo arrivati al sottotetto. È sconvolto. Di giorno, vabbè. Di notte, tu lo faresti? Non sono entrata neanche di giorno io. Mamma no, mia. No, grazie. Comunque, scorpacciata i luoghi abbandonati oggi. Però adesso direi per bilanciare, anche se il tempo non è il massimo, scendiamo qua sotto, ci dovrebbe essere una spiaggia. Andiamo a vedere. Dalle facciate con i fori di proiettile in Bosnia, al resort abbandonato in Croazia e per finire nell'ospedale militare in Montenegro. Questo nostro viaggio nei Balcani si è trasformato in un viaggio dentro un capitolo buio della storia. Uno di quelli che probabilmente a scuola avrei letto, imparato due date a memoria, fatto qualche bigliettino e poi voltato pagina. Stare qui, invece, ci sta mostrando da vicino quanto la guerra sia sempre una pessima scelta. Questi edifici, che per qualcuno sono soltanto delle rovine da abbattere, credo che debbano rimanere esattamente dove sono e continuare a urlare forte l'orrore che un conflitto porta con sé. Per chi c'era e non può dimenticare, ma anche per chi, come noi, non ha visto con i suoi occhi quanto la guerra possa essere orribile. Perché un conflitto lascia dei segni indelebili, che non si cancellano con il tempo, e a farne le spese, spesso, sono persone innocenti.